Forex e tassazione del capital gain. Quali sono i paesi più interessanti sotto il profilo fiscale, o meglio, quali sono i paradisi fiscali per le attività di Forex, dove è possibile assumere lo status di residente fiscale per evitare completamente la tassazione sul capital gain derivante dall'attività di Forex. Immagina che attualmente, probabilmente, se sei in Italia, sei sottoposto a una tassazione del 26%, lo approfondiremo tra un secondo. Che cosa potrebbe succedere con, o meglio, quanti soldi potresti risparmiare se in questo momento ti trovassi in uno dei 5 migliori paesi che non tassano o tassano molto poco il Forex? Quali sono questi paesi? Te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Oggi parliamo per la seconda volta di Forex. Se te lo fossi perso, infatti, ti rimando a un precedente video sui capital gain, lo linkiamo qui nelle informazioni, dove si fa un approfondimento molto, molto vasto, molto interessante dal mio punto di vista per quanto riguarda la tassazione del capital gain da attività di Forex. Oggi invece facciamo una cosa diversa, oggi andiamo a stilare esattamente una classifica di paesi interessanti e meno interessanti. Quindi alla fine di questo video ti dirò quali sono i 5 migliori paesi dove prendere la residenza fiscale per evitare la tassazione sul capital gain da Forex. Partiamo invece con la lista con la nostra blacklist personale. Attenzione, blacklist in questo frangente non viene utilizzato a termini secondo una terminologia legale, ma semplicemente come lista nera dei paesi da evitare se vogliamo fare Forex. Sono tendenzialmente tutti paesi europei, perché comunque la maggior parte dei miei clienti che banca queste problematiche, o meglio, che investe in Forex, devo dire che il 90% risiede all'interno dell'Unione Europea e pochi di loro hanno davvero voglia di spostarsi al di là del confine dell'Unione Europea. Questo è quindi è quello che vi aspetta se non avete nessuna intenzione di andarvene dall'Unione Europea. Ma partiamo per gradi e quindi partiamo dall'Italia, perché probabilmente appunto la maggior parte di voi in questo momento saranno ancora fiscalmente residenti in Italia. Quindi al primo posto della nostra classifica, della nostra blacklist, troviamo l'Italia, o quantomeno la più semplice da dove iniziare. Come considera l'Italia i capital gain da Forex? Allora, la tassazione flat tax rate direi è quella del 26%, dal 1 gennaio 2019, questa è l'aliquota fissa, tra l'altro sulla tassazione anche dei dividendi da capital gain da plusvalenze su quote di partecipazioni, però sia qualificate che non qualificate, ed è la tassazione che ci troviamo applicata anche ai capital gain, alle plusvalenze da Forex. Nella misura in cui il nostro reddito venisse riqualificato come reddito d'impresa, oppure i nostri investimenti fossero fatti per il tramite, per esempio, di una SRL, e allora invece ci scontreremo non più con il 26%, ma con l'aliquota propria del reddito d'impresa, che è quella del 24%, la l'IRES al 24%. Ok? Quindi questo è quello che riguarda il primo paese della nostra lista nera. E spostiamoci poco più vicino, andiamo al posto numero 2 della nostra blacklist, che è occupata dai cugini spagnoli. La Spagna tende a considerare capital gain, o meglio, tende ad assimilare la tassazione sui capital gain da Forex a la tassazione che viene poi in realtà applicata a tutti gli altri passive income, quindi dividendi, interessi e royalties. Troviamo un'aliquota progressiva che va dal 19 al 23%, e in particolare il 19% si applica ai primi 6.000 euro di capital gain, poi passiamo al 21% fino ai 50.000 euro, e sopra i 50.000 euro invece applichiamo l'aliquota marginale più elevata, che è quella del 23%. Quindi regole chiare, poco complicate, aliquote progressive, e comunque con capitali ingenti si va a pagare un 23%, che è comunque 3 punti percentuali sotto la normativa italiana, ma comunque direi che è un quinto di quello che abbiamo come ritorno dell'investimento. Non è pochissimo, possiamo fare di meglio, perché dovete considerare che per quanto riguarda il Forex, a mio avviso, esistono tre categorie di paesi, cioè quelle che tassano poco o niente, per me tendenzialmente poco o niente vuol dire dallo 0 al 10%, quelli con una tassazione media che vanno invece dal 10 al 20%, e poi quelli a tassazione elevata quando si parla di nuovo di redditi da investimenti, e questo è il caso per esempio dell'Italia o della Spagna, quindi superiore al 20%. E
Andiamo a vedere invece quello che succede in Portogallo, quello che accade in Portogallo. Portogallo, paradiso fiscale, uno dei miei cavalli di battaglia, me lo sono sentito spesso ripetere ai miei clienti, tu ci dici di andare in Portogallo. Ecco, in questo caso il Portogallo non fa per voi, quindi se siete investitori cripto lasciate perdere il Portogallo. Il Portogallo, là dove chiaramente parliamo di attività professionale, può arrivare ad applicare una personal income tax con un tax rate che va dal 14,5% fino al 48%, ok? Quindi vi fa parecchio male. In più esistono due sovrattasse di solidarietà, e cioè tra gli 80 e i 250 mila euro di capital gain esiste una sovrattassa del 2,5% che si va ad aggiungere tra l'altro a quel 48% che vi dicevo prima. Sopra i 250 mila euro sale questa sovrattassa di solidarietà, arriva a raddoppia, si arriva addirittura al 5%, quindi potreste subire in Portogallo sulla vostra plusvalenza, sul vostro capital gain da Forex, un percentage, un tax rate del 48 più 5%, per cui fate molta attenzione al Portogallo, che rientra evidentemente nella terza fascia nei paesi, cioè che tassano molto le attività da capital gain. Punto numero 1 Italia, punto numero 2 Spagna, punto numero 3 Portogallo. Ricapitolando, usciamo dal podio e arriviamo alla posizione numero 4. La posizione numero 4 troviamo la Svezia. La Svezia ha una doppia anima, nella misura in cui in realtà è un paese, una giurisdizione molto liberale. Non ci sono particolari limiti alle attività da investimento, soprattutto i cittadini, gli si dice potete investire un po' dove vi pare, l'importante è che il vostro broker abbia una licenza europea, quindi questo diciamo che è l'unica restrizione all'investimento, salvo poi però dall'altro lato, come dire, restringere questa loro liberalità e andare ad applicare una flat tax rate del 30%, quindi quasi un terzo dei vostri guadagni. Quindi come vedete anche la Svezia, per quanto possa apparire liberale, poi ci entra sulle gambe e ce le spezza in due. Al posto numero 4 della nostra classifica, al posto numero 5 della nostra classifica, io farei intervenire la Francia, i cugini d'Oltralpe, come si regolano con i capital gain da Forex, i cugini francesi. Allora, hanno due possibilità, o meglio, il vostro capital gain, a seconda delle circostanze, può essere qualificato come una plusvalenza da intangible asset piuttosto che come attività professionale. Nel primo caso si arriva ad una tassazione del 30%, che comprende sia una personal income tax, la nostra IRPEF, sia una social security contribution, cioè la nostra INPS. Nel secondo caso, se invece vieni qualificato come attività professionali, rischi una tassazione che può arrivare fino al 45% per quanto riguarda la nostra equivalente IRPEF, personal income tax, e fino al 17,2% per quanto riguarda invece l'equivalente della nostra INPS. Quindi anche i cugini francesi intervengono a gamba tesa sulle attività da Forex. Al posto numero 6 della nostra classifica troviamo il Belgio. Il Belgio è un po' una bestia nera, non si sa perché odia visceralmente le attività da Forex, perché può arrivare ad una tassazione sulla persona fisica fino al 50%, esclusi i contributi previdenziali. Per cui fatevi il segno della croce se investite in Forex all'interno del Belgio. Tra l'altro la loro autorità garante, l'FMSA, che è l'autorità garante dei servizi finanziari del mercato, appunto ha introdotto delle normative piuttosto stringenti, quindi appunto si vede, vi citavo prima la Svezia non a caso, cioè ci sono paesi quantomeno più liberali che poi tassano però a prescindere, paesi che invece non solo tassano a secondo un'aliquota piuttosto elevata, Belgio fino al 50%, ma in realtà poi non ti danno neanche il margine di fare determinati investimenti, quindi non hai neanche gli spazi per guardarti attorno sotto un profilo finanziario. Ok, al posto numero 7 della nostra classifica troviamo l'Olanda. Direi che anche l'Olanda non è particolarmente simpatica, la metto direttamente dopo il Belgio. Anche qui è molto semplice per il fisco riqualificare le vostre attività come professionali e arrivare a una tassazione fino al 49,5%, quindi di nuovo questo ne abbiamo parlato anche all'interno del nostro video su i paesi, i paradisi fiscali e criptovalute, qui vi rimando.
l'Olanda, il Belgio, che se ne dica, che come dire, lo statalismo imperante nel nostro paese li ha diti come paradisi fiscali, se andiamo a vedere determinate tipologie reddituali sono tutt'altro che paradisi fiscali, tant'è che tassano più dell'Italia. Quindi, come dire, due pesi, due misure, uno per le imprese, sicuramente agevolate, uno per le persone fisiche e per gli investitori. Questo non fa dei paesi del Benelux un paradiso fiscale, dal mio modestissimo punto di vista. Nessun coinvolgimento politico per quanto riguarda il mio commento, è assolutamente tecnico. Al numero 8 della nostra classifica troviamo invece il Regno Unito. Il Regno Unito è l'ultimo in termini di blacklist, lo ripeto volgarmente, blacklist, perché da un punto di vista, per quanto riguarda le attività professionali di Forex, raggiunge un'aliquota che fa veramente male, che è quella del 45%. Però, a differenza degli altri 7 paesi che abbiamo che abbiamo citato fino ad oggi, il Regno Unito in realtà ha delle maglie un po' più larghe, ha dei regimi di agevolazione, di esenzione, che sono il CFD, il Contact for Difference. Se si rientra in questo regime, allora la tassazione in realtà è un po' più bassa, perché va dal 10 al 20%, 10 fino a 50.000 sterline, sopra i 50.000 sterline si applica invece la liquidità del capital gain, si applica la liquidità del 20%. Se si riesce invece a rientrare nelle maglie dello spread betting, allora è possibile in determinate condizioni anche evitare completamente la tassazione.